abbiamo detto, cioè, il file principale su cui voi metterete le mani sono i file, i sim file. No, il punto sim file. Vabbè, ho usato delle proprio le canzoni. No, perché di solito in alcune cose ho messo anche delle citazioni, le cose che sono congruenti. Qua le volevo mettere, ma allora ho messo delle cose che c'entrano relativamente poco, ma che comunque con la vita c'entrano, non so. Intanto bisogna dire che ci sono diversi tipi di simulazione. Diversi tipi di simulazione che poi corrispondono a diversi tipi di file. Noi vediamo il punto sim, che sono la simulazione più generale. Poi, come vedete, ce ne sono altre due che vi avevo già citato, e un terzo ulteriore che è per fare i test del software. Quando gli unit test sono i test di funzionamento del software. Voi costruite il software, e a volte anch'io come voi, no? Quando voi andate a vedere ed eseguire, continuate ad eseguirlo fino a che, cioè vai a cambiarlo fino a che non, dai, diciamo, non funziona come volete. E questa procedura si può automatizzare, quindi in particolare in Java si costruiscono degli unit test in cui un certo codice deve dare dei risultati specificati e conosciuti all'inizio, vengono confrontati l'esecuzione del codice con i risultati che sono assegnati. Ma perché questo deve accadere? Perché poi, cioè, voi non dovete pensare, ma anche voi stessi, se costruiste un codice, poi volete cambiarlo, pian piano volete cambiare per esempio la configurazione di alcune cose perché vi accorgete che dovete cambiarlo. E poi, però, intanto nel frattempo lo avete cambiato, per esempio, perché voi siete andati avanti con l'analisi del vostro problema e avete costruito degli altri aspetti, delle altre simulazioni che richiedevano dei cambiamenti viceversa su componenti precedenti, e non vi curate più della consistenza delle componenti precedenti. Invece, se voi avete questi test già pronti, la macchina fa i test per voi e vi dice: al momento adesso tu hai cambiato, però guarda che la tua vecchia componente, così come l'hai modificata, non funziona più adeguatamente. Come è fatto un sim file? Questa è la cosa più complicata di oggi, ma non è così complicata. Un sim file contiene, per esempio, una clausola, ci sono delle altre che poi andremo a vedere in pratica i sim file, vi abituerete a vederli, per cui. Però una clausola, diciamo, che è il nome della simulazione. In testa, per esempio, qui c'è sim, parentesi tonda, il nome della simulazione, che si chiama Simple Turn-White Model. Turn-White Model è un modulo desueto per calcolare l'evapotranspirazione. E questo, come vedete, ci sono delle parentesi graffe, siccome voi avete fatto un po' di C, giusto? No? Però questa sintassi che voi vedete, in cui i vari elementi dei comandi sono separati da parentesi graffe, è mutuata dalla sintassi del C. Cioè, c'è una parentesi graffa in alto, ce n'è una in fondo. Viceversa, per esempio, il Python, ma anche il Fortran, non hanno queste parentesi, ma riconoscono i vari sottomoduli nel programma a seconda dell'indentazione, da cui l'errore che qualcuno di voi otteneva. C'è un indent non previsto nel suo file. E nella seconda riga vedete una barra, appunto. Chi ha conoscenza di C sa che questo è il modo per mettere dei commenti di una riga, quindi quello lì è un commento. Poi all'interno della
della simulazione c'è il modello e la class name del modello, in questo caso è tv.y. Capiremo meglio anche da dove deriva questo nome più avanti. E poi all'interno del modello ci sono i parametri del modello. Non ci siamo forse ancora abituati, ma ogni modello ha dei parametri, no? Per esempio qui i parametri in questo modello sono un file, per esempio, che contiene i dati attraverso di temperatura. Nel caso del modello di Todd White, non voglio neanche che lo impariate il modello di Todd White, perché è così. E questo file si trova in COD, sta per Olaf David, OD Project, che è l'autore principale di questa struttura, e il file si chiama climate.csv, comma separated. Penso che sia un file di CST, è un file sempre come il CSV, però i valori sono separati da tabulatori. Il file output file verrà chiamato output.csv, entrambi fra apici perché tutti e due sono delle stringhe. E poi ci sono tre parametri: la latitudine smk, che francamente non so che cosa sia, ma qualunque cosa sia è un parametro numerico, e la null factor. Questi sono tre parametri del nostro modello, e quindi vengono settati questi parametri se voi li conoscete quali sono i valori, e poi il programma OMS si curerà di prenderli e di eseguirli. Il nome della simulazione può anche non essere presente, come vedete è scritto qua sotto 1 o 0. Significa, nel linguaggio di questo manuale da cui l'ho preso, che il nome della simulazione può o anche non può, può non esserci. Qui ci sono i vari, come vedete, le vari ambiti che sono sottolineati. Questo è quello tutte le cose che contengono il modello. Ci sono degli altri campi che poi possono aggiungersi a questi, ma li vedremo man mano che questi si presenteranno. E questo è il campo più interno. Ok. In generale, la struttura, quello per vedere come una prima introduzione, la struttura più generica che vedete all'interno di C-File ha questi tre elementi. Ha fuori sempre il solito. Il nome della simulazione, c'è un comando in più che è riguardo alla costruzione, cioè alla costruzione di parti compilate, dici compilare tutto. C'è anche un comando in più che si chiama output strategy. Prima vi avevo detto che c'erano tre strategie di output, e questo dice: la directory dove mi butti gli output è quella di default, ma come vedete potreste anche cambiarla. E in genere direi che non vale la pena, a meno che voi non lo specificate, di cambiare la directory di default, perché voi poi i vostri dati, i vostri programmi dovete dare ad un altro. Se li ha un altro, se ha qualche conoscenza di OMS, sa che va a vedere i dati lì, ma se voi avete cambiato la directory deve immaginarsi dove sono i dati. Scheme numbered significa che viene messo output numero 1, output numero 2, output numero 3. Se voi eseguite più volte lo stesso sistema con gli stessi dati. Qui poi all'interno del modello c'erano solo parameters. In realtà ci sono almeno altre due grandi classi, una è Components e una è Connect, e l'ultima è quella dei parametri, cioè un modello minimo. Per esempio, voi eseguite una singola componente, dovete solo specificare i dati, i parametri di quella componente. Uh,
per esempio componenti, questo è un esempio che fa, si chiama water tank, ed è un modello che pure c'è tra gli esempi se volete scaricarveli, ma sul quale però io non mi soffermo perché vediamo comunque degli esempi più complicati anche di questo. Le componenti sono i programmi, sono i programmi che eseguite, i programmi che hanno un nome proprio all'interno del jar file. Jar file è quello che contiene il programma compilato, no? Dentro il jar file, io vi do questo jar file, dentro il jar file ci sono dei programmi che funzionano, che in qualche modo funzionano. Per esempio dentro il jar file del water tank qui ci sono tre piccoli programmini. Uno si chiama watertank.climate, uno si chiama watertank.output e uno si chiama watertank.tank. Se io avessi, come fate a sapere che ci sono queste qua, cose qua dentro? Dovete andare a vedere su uno dei file di documentazione, oppure dovete aprire il codice. Si può eseguire un comando Java sul file jar, per esempio, che vi dice quali sono le componenti che sono dentro, ma in generale questa informazione è demandata a un tipo di documentazione, cioè quella che è scritta in rosso in alto. All'interno del mio programma non voglio usare scrivere watertank.climate ogni volta che devo richiamare quel programma lì, perché è lungo, cioè il nome all'interno del codice è estensivo perché deve chiarire bene che cosa fa il codice e deve essere, quindi raccontare a tutti quelli che vedono, questo qua deve dare un'idea di che cosa fa. Inoltre un codice, il namespace all'interno dei codici può essere anche molto lungo e voi ne avrete di alcuni lunghissimi, perché in teoria un buon programmatore usa un nome che è unico in tutto il mondo, no? Per cui per esempio se la nostra organizzazione si chiama GeoFrame, in teoria i nostri modelli si chiamano Richards.qualcos'altro e poi alla fine c'è il nome. Questo perché garantisce che il nome sia unico in tutto il mondo, diciamo, no? Del mio programma. Quindi quella roba lì in rosso può essere anche molto lunga, ma all'interno del mio script io voglio che sia più corta. E allora in questo caso ho messo dei nickname sulla sinistra che sono climate, output e tank. All'interno di questa mia simulazione i programmi che stanno sulla destra hanno il nome climate, output e tank. A questo punto abbiamo visto nella slide iniziale, di quest'ora iniziale, che per esempio io prendo due componenti, per esempio ce n'è una che legge il file CSV, prende i dati e li passa ad un'altra che li elabora in qualche modo. Quindi devo avere qualcosa che mi dice come connettere le componenti. Allora, in questo caso per esempio ho climate.rainrate che va in tank.rainrate. Tank anche queste sono tutte informazioni che voi di nuovo avete, cioè queste informazioni sono legate evidentemente agli input e agli output delle connessioni, cioè sopra ci sono i nomi dei programmi, quelli in rosso, sotto sono i campi dei programmi, che anche questi dovete avere da qualche tipo di documentazione. Campi dei programmi significa che cosa ricevono in input o danno in output i programmi. Per esempio, climate rain rate, cosa significa? Significa che il programma watertank.climate in alto ha un campo in entrata che si chiama rain rate, o in output in questo caso, rain rate.
anzi ha in output, perché questo frame rate va in input a tank frame rate. Evidentemente il programma tank, che in realtà si chiamerebbe water tank.tank, capite che sarebbe complicato scriverlo, water tank.tank ha in entrata una variabile che si chiama rain rate. Così tank l'output del programma tank ha in output un variabile che si chiama volume, depth, che sta per profondità, velocità e portata, e questi vanno nel programma che si chiama output, che gestisce gli output, che sopra si sarebbe chiamato watertank.output, e va come input tank.volume, va come input ad out.volume. Non è necessario che questi abbiano, qui capita, vedete che l'estensione ha sempre lo stesso nome, salvo l'ultima che qui è QOUT, invece qua è semplicemente scritto QOUT. L'estensione all'interno del singolo programma, cioè come si chiama la variabile all'interno del singolo programma, non è necessariamente la stessa, non ha necessariamente lo stesso nome, scusate, basta che faccia la stessa cosa. Cioè il QOUT che io ottengo da tank è uguale al QOUT che va in input al programma OUT. E infine tutti i parametri, qui ho tutti i parametri di tutte le componenti che ho elencato sopra, quindi ho tre componenti e avrò tre gruppi di parametri. Il primo gruppo è quello dell'input, dove stanno i dati di pioggia. L'ultimo è dove voglio mettere i dati di output, e in mezzo ci sono i parametri di questo tank. Anche di nuovo questi parametri del tank sono contenuti nel mio programma, e per sapere quali sono i parametri del mio tank devo avere qualche forma di documentazione. Non è che o devo aprire il codice, che è apribile, però anche se io apro il codice, cioè se io apro il codice, se poi il codice è documentato bene, riesco anche a capire che cosa fanno, quali sono le unità di misura, se no può diventare tutto incomprensibile, perché c'è una, cioè, allora sommate spesso quando voi affrontate queste cose la difficoltà di capire qual è il problema che il codice sta affrontando e quali sono gli algoritmi che usa per affrontarlo, e in più c'è un'ulteriore fase di difficoltà che è diciamo l'invettiva del programmatore che ha usato come ha usato il nome delle variabili del programmatore. Quindi queste cose si devono trovare nella documentazione, ma in questo caso ci sono delle variabili top, raggio in alto e raggio di uscita, la profondità, l'altezza del tank, un metro, e in questo caso il DS è un intervallo di integrazione del sistema. Come vedete, metri, 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 secondi. Quindi in un sim file voi vi troverete sempre questi tre gruppi di componenti. I vostri sim file all'inizio saranno predisposti, quindi il primo passaggio che voi farete sarà quello di eseguire delle simulazioni, come facevamo del resto, come abbiamo fatto con curve di possibilità programmatiche in Python. Cioè prima dovrete verificare che le simulazioni che vi diamo noi, gli esempi che vi diamo noi, si esegue, dopodiché dovrete andare a che cosa cambiare questi parametri, fare degli esperimenti, vi consentirà di fare degli esperimenti sui quali voi vi dovete sbizzarrire, certamente con il nostro aiuto, ma questo aiuto arriva solo se voi chiedete. Non c'è così un aiuto indiscriminato, vi aiuto in casa vostra, cioè voi mi chiedete e io vi aiuto. Più chiedete, più vi aiuto. Se dopo mi sfinite, fino a che non sono sfinito, vi aiuto lo stesso.
Va bene, se quando sono finito io mi mando dai miei collaboratori. Ok, qui quello che ho fatto, ho rispiegato tutte le componenti di un uomo, ma lì ve le ho spiegate tutte separatamente, quindi non c'è praticamente nulla da aggiungere. Un'altra cosa da dire è, questo che cos'è? Ma è scritto in un qualche linguaggio il SIM file oppure no? In verità, è scritto in un sottoinsieme di un certo linguaggio che si chiama Groovy, che è sempre uno di questi linguaggi che gira sulla virtual machine, sulla Java virtual machine. Cioè la Java virtual machine, che è questa macchina virtuale che fa girare i programmi in Java sulle più diverse piattaforme, in realtà si è rivelata un sistema efficace e ha creato tutta una serie di saprofitti di sistemi simbionti in cui certi linguaggi sono stati implementati per essere usati sulla Java Virtual Machine. Tutti questi è Groovy, altri che funzionano lì sono Kotlin, Scala. Nessuno di voi ha mai sentito questi linguaggi, ce ne sono più di tantissimi, quindi queste cose qua. Ecco, questa è il SIM, che cos'è il SIM file?